Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi parleremo della confessione erotica di Belén Rodríguez e delle sue abitudini a luci rosse. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Belén Rodríguez ha attraversato un periodo difficile, segnato dalla fine della relazione con Stefano De Martino e dalla mancata conferma alla conduzione del programma Le Iene, a seguito di una decisione di Pier Silvio Berlusconi di rendere la programmazione di Mediaset più seria. Nonostante le avversità, la showgirl non si è data per vinta, dimostrando la sua resilienza e la volontà di andare avanti con nuovi progetti. La sua vita sentimentale ha preso una svolta positiva con Lorenzoni, con cui le cose procedono a meraviglia, tanto che si parla di possibili nozze, secondo alcune voci. Durante una puntata delle Iene, Belén ha sorpreso il pubblico con una confessione intima, parlando apertamente di autoerotismo. «Io ogni tanto faccio dell'autoerotismo», ha dichiarato Belén, affrontando un tema spesso considerato tabù con naturalezza e apertura. Ha poi approfondito il discorso, sottolineando come non ci sia nulla di male nell'autoerotismo, praticato sia da donne che da uomini, anche attraverso la visione di film per adulti. La showgirl argentina ha aggiunto: «Non c'è niente di male, non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti come voi maschietti, viva l'autoerotismo!» La sua franchezza ha colpito il pubblico e i colleghi di trasmissione, lasciandoli senza parole per l'apertura e l'onestà mostrate. Questa dichiarazione ha evidenziato come Belén sia una figura capace di rompere gli schemi e di parlare liberamente di argomenti intimi, contribuendo a ridurre lo stigma sociale. La sua esperienza personale e professionale, unita alla capacità di affrontare argomenti delicati con coraggio e sincerità, la rende un esempio di forza e indipendenza. E tu cosa ne pensi dell'Argentina? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.